Bentrovati, in primo piano, lo avete sentito, l'ondata di caldo tropicale che attanaglia la nostra regione, allerta meteo fino a domani sera, per i picchi di afa l'umidità nell'atmosfera arriva all'80%. Il servizio di Antonella Fracchiolla. È il caldo che fa soffrire assai. Troppo è insopportabile. È abbastanza insostenibile. Tanta acqua, un caffè buono. E una camminata sotto gli alberi. L'estate 2019, dicono gli esperti, è la più calda nell'arco di due secoli e il caldo bollente di queste ore è ritenuto il picco assoluto di una stagione in cui le temperature si sono raramente abbassate fino a diventare tollerabili. Benevento e Caserta le città più roventi, condizioni difficili in tutte le aree interne, qualche grado in meno lungo le coste, ma il sole picchia senza pietà ovunque. E questo periodo dell'anno, con il Ferragosto alle porte, quello in cui le disparità sociali ed economiche fanno realmente la differenza. A Napoli, chi è rimasto in città e può permetterselo, può se non altro imbarcarsi a cercare refrigerio sulle isole oppure andare a fare il bagno al largo a bordo di barche super accessoriate o ancora scegliere i più confortevoli tra i lidi cittadini. A chi non può permettersi nulla di tutto questo resta solo la spiaggia improvvisata sul lungomare oppure la ricerca affannosa di un angolo d'ombra per strada. Facendo il tuffo a mare ti rinfreschi moltissimo e stai fresco per parecchio tempo, bellissimo, bellissimo. Il sole è molto, molto bollente, cuoce molto, non si può stare troppo a sole. La protezione civile regionale ricorda a tutti che per le fasce più deboli della popolazione, anziani, bambini e ammalati, queste sono giornate ad alto rischio. Le temperature dovrebbero abbassarsi a partire da mercoledì, rendendo l'estate in città un po' più vivibile.